mi son trovato su una panchina a rinunciare ai miei pensieri, pensieri di oggi e di ieri appuntati su fogli di carta. E la carta si sa marcisce e i pensieri sono tarlati. O giovani siate beati, c'è sempre tempo a diventar vecchi. Così diceva il mio folle amico, quello che vive nella mia coscienza. Ogni tanto ha bisogno di sfogarsi e rompere balle al prossimo. Ma io, che sono io, che voglio dar consigli a te, ma io che voglio io, capace di sentenziare, e un nuovo tribunale assolve Robespierre, e un altro tribunale condanna Topo Gigio. E un altro giorno sulla panchina passo la vita in rimembranze. Sarebbe meglio una poltrona calda che un tetto di stelle nel parco. Voi ci credete, io sono antico, vorrei vedervi a rinunciare all'anello, alla sposa, all'altare ed al trono di Re Artù. Ma io sono qua giù guardate più in basso, conosco Belzebù. Siamo diventati amici, quanti brindisi felici, in omaggio alla mia anima. Una di queste sere invito pure qualcuno di voi, se non ha paura, spero vi siate dimenticati di come inizia la mia avventura. Non sono figlio della paura, ma neanche figlio di Frankenstein. Conosco il mondo, le sue illusioni, le prepotenze e le delusioni, e mi son proprio rotto le scatole di usare linguaggi borghesi. Non basta sempre che da mattina a sera io senta sempre la stessa roba? È comprensibile che poi alla fine la mia coscienza faccia til. L'alternativa non sono io, bensì qualcosa che dentro me, quello che ho dentro non si può dire. Sarei subito cacciato in galera e tempo 24 ore giustiziato senza pietà. Ma la mente della gente, c'è qualcuno che la chiude, un qualcuno che sta in alto e ha le chiavi dei pensieri. Da ra 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 ra. Da ra 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 ra.